La segmentazione delle emozioni. Com'è Sì. possibile misurare e segmentare le emozioni degli utenti a livello quantitativo e in precisi momenti? Te Allora, la metto qua, davanti, così ce l'hai tu. non è facile, non è scontato. Bisogna essere, insomma, un po' degli addetti ai lavori perché ti devi avvalere di sensori, di software che processano vari segnali. Diciamo che però combinando, per esempio, una su tutte, la sudorazione della pelle che dà un'idea dell'intensità, no? Dell'emozione bassa. Bassa, media, alta, no? Quindi la sudorazione, non so se tu hai mai visto MacGyver, Sì. lui diciamo è un po' come dire quella macchinetta che misurava se tu mentivi o meno, la macchina della verità, no? Quando Sì. menti, il sistema cognitivo ha un sovraccarico, ti emozioni perché comunque sai che stai mentendo, ti senti un po', magari non sei abituato a mentire, ti senti magari un po' a disagio, e il sistema nervoso autonomo la riverbera e senza che non è che le mani cominciano a sudare copiosamente, no? Sono micro variazioni proprio con un sensore adatto, tac, lo rilevano. Questo però è aspecifico, non sei in grado di dire se quell'eccitazione, quell'aumento di sudorazione è per una reazione positiva o negativa, però ti dà un'idea dell'intensità. E quindi tu immaginalo su un asse cartesiano che sia uno degli assi per trovare le coordinate dell'emozione. L'altro asse, cosa ti serve oltre all'intensità dell'emozione? Ti serve una misura della qualità edonica dell'esperienza, detto in parole povere, del fatto che quell'emozione sia positiva, neutra oppure negativa. Questo tipo di informazione la puoi tirar fuori, per esempio, dall'elettroencefalografia. Noi sappiamo, dalla letteratura scientifica, che monitorando i lobi frontali, ogni volta che si attiva di più il lobo frontale destro, no buono, c'è qualcosa di negativo. Quando si attiva di più il lobo frontale sinistro, buono. Quindi la qualità edonica incrociata con l'intensità, ecco che tu hai, per esempio, ti faccio una domanda, alta intensità e qualità positiva, che tipo di emozioni puoi avere? Lo chiedo a te. Che emozioni ti immagini nel quadrante caratterizzato da alta intensità di emozione positiva? Qual è Beh, un'emozione? sicuramente destro. Sicuramente adesso, sicuramente magari il coinvolgimento, la gioia, l'ebbrezza, Certo. sono tutte emozioni alta intensità positiva. Positivo. Se invece tu avessi bassa intensità negativa, Negativa. cosa potresti avere come emozione? Da depressione. La noia, la depressione, bravo. Se invece fosse bassa attivazione, ma qualità positiva, che cosa potrebbe essere? Soddisfazione? Non lo so. Soddisfazione, rilassamento, tranquillità. Calma, e se Che invece hai sicuramente non felicità, perché felicità invece è alta intensità. bravissimo, bravissimo. Ah, Quindi ok. stai entrando nel razionale. L'ultimo quadrante è quello di alta attivazione, qualità negativa. Cosa potresti avere? Alta intensità, qualità negativa? Paura, mio Dio, non lo Paura, so, rabbia, terrore, terrore, anche rabbia, la certo. rabbia. E quindi insomma. In così hai visto che anche tu, presentandoti in poche parole questo spazio, diciamo, virtuale, matematico, determinato dai due assi, se avessimo la giusta informazione biologica, possiamo, magari non è così, adesso non devi immaginare che sia così preciso da, però Certamente. ti ricordo che la forza è la combinazione di tutte queste metriche, perché c'hai la sudorazione della pelle, l'elettroencefalografia, potresti prendere anche le espressioni emotive del volto, allora a quel punto lì è la chiusura del cerchio, puoi essere davvero molto preciso nel, come dire, localizzare in questo spazio virtuale, matematico, questo diagramma cartesiano dato da coordinate positive e negative,
sia sopra che sotto, che a destra e a sinistra, e c'è un modello, che è quello poi classico, blasonato delle emozioni di Peter Lang, con uno psicologo americano, corroborato poi anche da studi. Famosissimo. Da studi come per esempio un neuroscienziato come Antonio Damasio, che l'ha Sì. ricostruito anche con misure cardiache, misure respiratorie, effettivamente, e poi da Panksepp, che è un grande neuroscienziato che ha studiato le emozioni nei topi, effettivamente corrisponde anche alla mappatura dei neurotrasmettitori che determinano tutte queste modello circomplesso, che è quello che tu hai indovinato ogni volta che ti chiedevo di localizzare uno stato emotivo nel quadrante. Ti chiedo scusa, ho un dubbio, vorrei una tua delucidazione. Vai. Quindi praticamente non è che andiamo a segmentare in maniera iperprecisa un'emozione, anche perché l'emozione di per sé è un qualcosa di estremamente soggettivo e quindi mi immagino dal ragionamento che mi hai appena esposto che invece vai a fare un discorso di emozioni di qualità positiva, neutra, negativa, più che altro. E anche di intensità, però, Ed intensità, cioè, di quindi intensità, non se abbiamo abbini. felicità o paura, non abbiamo un nome, abbiamo Ah, allora, piuttosto. dipende da quello che, diciamo, dall'investimento che tu vuoi fare per avere precisione, nel senso che se tu vuoi tutto, tra virgolette, le tecniche possibili per arrivare a essere il più preciso possibile, puoi anche arrivare a determinare quanta paura, quanta rabbia e quanta felicità. C'è una metrica determinata dalle espressioni, dall'analisi automatica del volto. Non so se hai mai sentito parlare di questi software che decodificano le emozioni anche da un video, no? Sì. Semplicissimo, possono derivare, è una questione di probabilità. Sì. Zero emozione, il volto neutro equivale a assenza di emozione. Nel momento in cui tu cominci a muovere i muscoli zigomatici, fai un piccolo sorriso, da 0 a 100 ti può quantificare quanto sei happy, dove 100 è la faccia sorridente di quando tu hai vinto la lotteria. Quindi ti posso dire la percentuale di felicità da 0 a 100, dove 100 è la faccia super sorridente di qualcuno che ha vinto la lotteria. Se tu magari sei in un sito web e tendi solo a muovere leggermente lo zigomatico, magari rilevo un 10% di happiness, e se anche le altre pagine tendono a elicitare questa risposta, allora posso cominciare a fare le inferenze. Se poi tutti hanno un 0, hanno un 10% di happiness quando navigano quel sito lì rispetto a un altro dove c'è la rabbia perché qualcosa non ha funzionato e quindi qualcuno proprio si comincia a corrucciare, si aggrotta le sopracciglia, non capisce, va in confusione, possiamo anche beccare la confusione, il disinteresse, la noia. Insomma, dipende quanto tu vuoi spendere e essere Certo, preciso in certo. questo. Se vuoi la massima precisione, tu usi tutte le metriche possibili e puoi arrivare a essere super preciso. Se invece dici no, guarda, mi accontento anche di qualitativamente positivo, negativo e bassa intensità, alta intensità di emozione, allora puoi avvalerti di budget anche di misure meno precise, ma anche di budget inferiori, insomma.